Arturo Martini si racconta l'infanzia, l'adolescenza, la famiglia trevigiana, l'arte e la scultura. Nel 1944 incontra Gino Scarpa e da qui nascono i colloqui Confessione, 21 incontri in cui Martini parla di se stesso e della sua vita. I testi quindi sono tratti da questi colloqui e Francesco Cevaro interpreta Arturo Martini. Lo sfondo sono le sale del Museo Luigi Baido e le opere raccolte a Treviso. Buona visione. Mio padre in origine era carrettiere e il cuoco è venuto dopo quando si va a servire. Mia madre invece era una nobile romagnola, una della valle, una di quelle spaccone, come ci teneva a sottolineare lei. Proveniva da Brisighella, famoso paese di cui era originario il passatore. È un paese curioso che sorge su un dirupo e per questo vi fabbricano il gesso. E lì, in occasione del Natale, fabbricano delle chiesette, dei campanili in gesso e quelli mi hanno sempre affascinato poiché vi mettevano della cartina rossa dietro alle finestre con una lampadina e si illuminava. Questo ha influito molto nella mia scultura. I pastori, quell'atmosfera pastorale. Insomma, io sono uno specialista dei pastori. Per questo mi sono sempre trovato d'accordo con i romanici. Mio padre aveva la siringa per fare il burro, ci metteva dentro la stelletta, il nottolino, poi pressava e usciva il burro. Ecco, io ho sempre pensato di fare la mia scultura così, allargarla, stringerla spingendo. Non mi sono mai piaciute le sculture artefatte dove si vede l'oreficeria, l'artificiosità. Io sono sempre andato alla ricerca di forme semplici, infantili, pure, i pastori. Per questo ho poi sbagliato tutto quando mi sono dato alle forme raffinate.